Al bando lo spreco si va a recuperare tutto ciò che i commercianti non riescono a vendere nel corso della giornata e prima che l'alimento diventi deperibile lo si dona a chi ha bisogno. Questa iniziativa nasce dal desiderio comune di non voler buttare quello che è il cibo invenduto e con Confcommercio, Casa Artigiani e Store Optimist si è pensato di creare questa rete di bene che porterà ad aiutare tante famiglie che sono oggi in difficoltà attraverso il recupero del cibo invenduto per un vantaggio da parte dei commercianti che non dovranno smaltire il cibo come rifiuto e a beneficio delle famiglie che oggi vivono delle grosse difficoltà. Abbiamo voluto fortemente questa cosa perché è importante per la città, è importante aiutare a dei risvolti importanti, per cui speriamo che possa partire veramente, perché questo è solo l'inizio di un lavoro e di un impegno che deve essere poi un po' di tutti, quindi invitiamo anche tutti quanti i panificatori e quanti ad associarsi a questa iniziativa che ritengo aiuterà tanto la città di Gela. Il problema più grosso, come al solito in Italia, è la burocrazia, perché noi abbiamo i nostri commercianti, operatori, panificatori che hanno voglia di donare l'invenduto. Però ci sono le leggi che lo vietano, quindi abbiamo trovato un escamotage, se così possiamo dire, grazie alla casa del volontariato, alla piccola casa del volontariato, che ci ha permesso di trovare quello strumento burocratico per poter andare a donare l'invenduto. È un'organizzazione che bisogna affrontare di petto, perché intanto il messaggio è partire, quindi già la sensibilizzazione è stata fatta, abbiamo già delle microimprese, i panificatori, ristoranti e pizzerie che già hanno capito il tipo di messaggio, quindi piano piano si parte con loro. L'istituzione della Casa della Misericordia, devo dire che è un'idea assolutamente indispensabile per la città, e che si faccia all'interno dell'ex orfanotrofio è perfettamente coerente con lo spirito e con lo statuto dell'ex orfanotrofio, che è rivolto a chi ha bisogno. E purtroppo chi ha bisogno è in aumento in città. La Casa della Misericordia fa la sua parte per quanto potrà fare. L'amministrazione ovviamente non è in grado di rispondere a bisogni immediati del momento, e questo è un ruolo che la Casa della Misericordia, ma anche altre chiese, devo dire, svolgono in modo encomiabile. L'amministrazione ha il compito invece di creare le condizioni perché questo trend negativo abbia a invertirsi.